Io sono un autore di libri illustrati per immagini. Questi libri il più delle volte sono destinati ad un pubblico di bambini e il mio modo di comunicare con i bambini poi per forza lo trasporto anche nell'adulto. Io sono uno che fondamentalmente gioca con gli strumenti da disegno, che siano dei pennelli, che siano delle matite colorate, che siano dei pennarelli, io li uso come degli strumenti di gioco. Nel momento in cui io adopero uno strumento, vedo già la possibilità che si possa subito utilizzare un altro strumento vicino a questo qua. Qualcosa del mio metodo si avvicina molto anche al mondo del design, anche al disegno come metalinguaggio e quindi prendo in considerazione quello che lo strumento può fare e organizzando questi segni che apparentemente sono astratti, invece alla fine dopo risultano essere delle precisazioni figurative. Il computer viene utilizzato se non per il 100% per il 90% delle volte. Guardate che prima di andare sul computer si possono buttare giù delle idee anche con degli strumenti. Quando posso dire che utilizzare gli strumenti da disegno è sempre un piacere proprio, cioè nel senso che c'è proprio questo godimento che prende tutti i sensi poi, cioè anche questo senso di annusare gli strumenti, la grafite, il gessetto, l'odore del pennarello, no? Che il computer non ti può dare. E quindi io semplicemente invito, per come sono fatto io, quindi anche con un linguaggio molto semplice e con delle proposte di gioco, a ritornare a fare proprio dello strumento del disegno una vera e propria azione.